Eccoci qua di nuovo in studio, saluto Roberta Lombardi, candidata al Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio il 4 marzo, ben trovata. Grazie, ben trovata a lei. Allora, io ho una serie di domande da farle, facciamo un patto? Sì. Domanda breve, risposta breve, proviamo a dire un po' di cose? Sarò velocissima. Proviamoci. Allora, con lei per la prima volta il Movimento 5 Stelle potrebbe arrivare al governo di una regione, cosa fa nei primi 100 giorni? Mi dica tre cose. Fermo restando che la logica dei 100 giorni non ci piace, preferisco pensare a un progetto a 5 anni, i primi provvedimenti che prenderò sarà l'abbattimento delle liste d'attesa, quindi il controllo sulle prestazioni pubbliche che vengono offerte e il rapporto con le prestazioni in intramenia, piano rifiuti che è fermo al 2012, quindi quando la soluzione dei rifiuti del Lazio o di Roma, che era il maggior produttore di rifiuti, tema complicato, era una buca a Malagrotta e quindi chiusa Malagrotta dall'Unione Europea bisogna aggiornare il piano rifiuti e reddito di cittadinanza regionale in collaborazione con il reddito di cittadinanza nazionale, 780 euro per le persone, il singolo cittadino in difficoltà economica, la regione può accompagnare con percorsi di servizi sociosanitari. E i soldi per queste cose ci sono? I soldi ci sono e tra l'altro le volevo dire, a proposito di soldi, che un'altra misura che vorrò prendere immediatamente per dare un segnale e perché sono soldi, è l'abolizione dei vitalizi dei consiglieri regionali passati. Sono 20 milioni di euro l'anno. E quello si può fare malgrado la Corte Costituzionale? Quello si può fare perché i diritti acquisiti, dobbiamo capirci, o sono per tutti, anche i comuni cittadini vessati dalla Fornero, o per nessuno, quindi facciamo pace. E in quanto tempo le fa queste tre cose che mi ha detto? Si dia un tempo ragionevole. Diciamo che mi sono data, nel primo anno voglio portare a casa questi progetti. E lo sa che stiamo grandi registrando, no? Ci rivediamo fra un anno, come mai? Allora, Virginia Raggi invece governa da un anno e mezzo. Mi dà un voto? Non mi dica no, ma non mi piace. Un voto, tanto è una cosa facile. Voto, ma le do una valutazione sul lavoro che è stato fatto dalla Giunta Raggi in un anno e mezzo e la valutazione è venuta da un soggetto terzo che è l'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione che qualche giorno fa ha scritto a Roma gli appalti finalmente. Questo sono però fatti è il voto bene. Di Cantone, voglio il voto suo. È più complicato. Ma io penso che sia più obiettiva la valutazione di un soggetto terzo. Dà. Vorrei dire una cosa sempre molto velocemente. A Roma è stato accertato che non si ruba più. C'è un governatore uscente della Regione Lazio che per la seconda volta è indagato in mafia capitale. Vabbè, però come lei sa, essere indagati non significa essere colpevoli, no? Perché sennò varrebbe anche per i sindaci che pure voi ci avete indagati, però è un la problema, differenza no? È che i sindaci 5 Stelle vanno spontaneamente dai magistrati per chiarire la posizione ed è Zingaretti, governatore uscente del PD, non ha risposto. Pure lì però se poi entriamo nel merito diventa complicato. Lei ha detto che Marra è stato uno dei collaboratori, che è stato uno dei collaboratori più stretti di Virginia Raggi, lei ha detto che era un virus che aveva infettato il Movimento 5 Stelle. Adesso siete immuni? Abbiamo sviluppato gli anticorpi. Non c'è immunità, ma abbiamo sviluppato gli anticorpi. Tra i temi che dovrà trattare c'è certamente la sanità. Lei mi ha già detto qualcosa a proposito delle liste d'attesa. A proposito dei manager degli ospedali, ha detto qualcosa qualche giorno fa. Me lo fate sentire? Diciamo, bello chiaro, diretto. Fatemi di solito non le mando a dire, ecco. No, viene fatto da un burocrate nominato dalla politica, il cui unico pregio è leccare il culo al politico di turno, e ce lo stanno leccando anche noi questi giorni che andiamo in giro negli ospedali. Prima ce lo leccano e poi dopo 5 minuti che siamo usciti ci fanno il comunicato contro, ma perché poi ovviamente sono chiamati dal politico di riferimento che, come è bravo e fedele cane, dice fai il comunicato. Beh, diciamo, senza mezze misure, in maniera perché chiara. Perché non è vero che quando le nomine sono politiche non si premia la competenza ma si premia la fedeltà. Noi questo ordine di fattori lo vogliamo sovvertire completamente. Va premiato il merito e la competenza, non la fedeltà a un partito politico. Il manager, soprattutto il manager pubblico, deve raggiungere degli obiettivi che siano nell'interesse della collettività e non nell'interesse del partito di riferimento. Senta, le faccio sentire, anzi vabbè, io lo riassumo io, no? Lei Fontana l'ha sentito nei giorni scorsi, tutta la questione della razza, eccetera, eccetera. Io le chiedo, ma frasi di quel tipo
frasi come quella che abbiamo sentito sua aiutano a prendere voti, o la politica si deve anche far carico del linguaggio? Assolutamente, ma soprattutto è il concetto espresso che nel 2018 è francamente assurdo. No, d'accordo, quello attiene a Fontana. Però io le chiedo anche rispetto al Movimento 5 Stelle, la politica deve preoccuparsi del linguaggio che usa? La politica deve essere accorta, ma usare anche un linguaggio di verità, perché io 5 anni in Parlamento ho visto, attraverso un linguaggio paludato e istituzionale, far passare sotto il naso dei cittadini le peggiori porcate, tipo i vari salvabanche, ed era fatto tutto in punta di forchetta. E quindi lei dice, allora tanto vale no, essere... No, tanto vale sbragare il linguaggio, però tanto vale essere... coerenti, il linguaggio è quello che fai, è inutile che tu infiocchetti un pacchetto dove dentro c'è praticamente non un regalo, ma anzi. Senta, io mi ricordo benissimo, no, nel 2013 il suo streaming, quello famoso con Bersani, eccetera. Adesso si torna al voto, lei consiglierebbe ai suoi colleghi di partito, ai parlamentari che dovessero entrare appunto con la nuova legislatura, di farlo un accordo con Bersani se non dovesse vincere il Movimento 5 Stelle in maniera tale da poter governare da solo? E mi pare, insomma, una cosa complicata. No, io penso che i miei colleghi in Parlamento, sperando che il Movimento 5 Stelle, come tutti noi ci auguriamo, sia la prima forza politica, abbiano poi la capacità di trovare quante più forze politiche si impegnino veramente su pochi provvedimenti a favore dei cittadini: reddito di cittadinanza, legge di riforma della giustizia, legge sul conflitto di interesse e legge anticorruzione. E lei dice che ai cittadini elettori non importa nulla se dopo il Movimento 5 Stelle trova la convergenza di forze che con il Movimento 5 Stelle non hanno niente a che fare, e non vuole sapere prima magari con chi veramente mai ti alleeresti e con chi invece è possibile che tu abbia una convergenza. Allearsi con le altre forze politiche che hanno zero credibilità per storia dimostrata negli anni, mai con nessuno. Cioè, no, vabbè, ovvio. Allearsi significa domani facciamo un governo insieme, come per raggiungere questi obiettivi. Se ti fidanzi con uno che già sai è un traditore seriale, sarei masochista, insomma. Quindi, Però magari io che devo votare 5 Stelle vorrei sapere con chi proprio mi dici che non ti fidanzerai mai. Io ti dico che non mi fidanzerò mai con chi non porterà avanti le nostre idee. Quindi l'unico, diciamo, elemento di selezione è quello. È il programma, sì. È il programma e l'impegno di queste persone. Anche se quelli sono killer. Che l'impegno che queste persone si prenderanno nei confronti dei cittadini sul programma, fermo restando che poi è una responsabilità loro se prenderanno per l'ennesima volta in giro i cittadini. Mi fate vedere il blog di Grillo, ce l'abbiamo? Lei l'ha già visto, perché però, oggi è venuto fuori, eccolo qua, stiamo vedendo le immagini, il nuovo blog, staccato dal Movimento 5 Stelle. A lei che effetto ha fatto quando ha saputo, insomma, che ci sarebbe stato questo nuovo modo, se vogliamo dire così, di Grillo di porsi rispetto al movimento? Beppe è sempre l'anima visionaria, il cuore di questo movimento, quindi mette quello che è stata la sua visione. Io me lo ricordo quando ero bambina, che faceva le varie trasmissioni ancora in Rai, quando poi andò su, come si chiamava, il primo digitale di Telepiù, non mi ricordo, una cosa del genere, e faceva i discorsi di Capodanno agli italiani, ha sempre avuto gli spettacoli, ha avuto uno spirito visionario incredibile. Sì, dopodiché lo abbiamo visto molto presente nel movimento, e adesso siamo in un momento diverso. Ma noi siamo cresciuti e maturati in questi anni, quindi lui giustamente e coerentemente con quello che ha sempre detto, ha detto: io ci sono, ma quando vedrò che voi siete comunque in grado di andare avanti anche con le vostre gambe, senza appoggiare... E lei è convinta che non bisognerà fare ricorso nuovamente a Grillo? No. Grillo è sempre il nostro garante, quindi se avremo bisogno di lui, lui sarà accanto a noi. 2007, lei ad un certo punto ha scritto sul suo blog che si era sempre tenuta alla larga dalla politica e dal fetore dei partiti. Esatto. Ha frequentato un po' il Parlamento, l'ha sentito tanto questo fetore? Troppo. Per questo me ne torno sul territorio e vado. E ho deciso di... Avrà trovato anche delle persone per bene, però. Ho trovato delle persone singolarmente per bene, che però erano complici di un sistema che andava contro l'interesse pubblico. E quindi non basta essere per bene individualmente, perché da solo non vai da nessuna parte. È la rete di persone intorno a te che crea veramente un futuro per questo paese. Grazie a Roberta Lombardi. In bocca al lupo, come si dice in questi casi?